Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui su Formula 1 2017. Prima di iniziare questo video, che sarà un video molto importante visto che siamo nel Gran Premio di casa, quindi siamo arrivati finalmente a Monza, volevo dirvi giusto un paio di cose. La prima, come vedete, ho cambiato, diciamo invertito, come potete notare, l'inquadratura della videocamera, visto che ho comprato un nuovo cavalletto. Infatti a sto giro mi potete anche vedere, è un po' più dritto appunto sul volante. Fatemi sapere se preferite vedere proprio in maniera centrale il volante, oppure se questa inquadratura così di lato vi può piacere. La seconda cosa che vi voglio dire è di andare a iscrivervi ovviamente al canale di Nerd Collection. È un nuovo canale, una piccola community che ho aperto con un altro ragazzo che è Fabio, del canale Fabio Evergreen. Quindi ragazzi, mi raccomando, dopo questo video cliccate nel link qui sotto, che vi lascerò anche qua sopra nel riquadro. Mi raccomando, andate a iscrivervi, a seguire il canale, è un canale completamente dedicato all'unboxing, agli unboxing, ai video acquisti e all'unboxing di giochi anche vecchi e nuovi, quindi c'è veramente un po' di tutto. Quindi se siete interessati, mi raccomando, vi aspetto anche di là su Nerd Collection. Ultima nota di servizio, questa invece è una cosa che mi è stata richiesta da un mio iscritto. Voglio farvi vedere quelle che sono le impostazioni che utilizzo proprio per il Logitech G29, quindi tutti i vari assetti che ho impostato per il Logitech G29. Ed eccolo qui ragazzi, queste appunto sono la calibrazione che ho deciso di utilizzare qui su Formula 1 2017 per il Logitech G29. Come vedete, l'unico parametro che sono andato a modificare è la saturazione sterzata, che ho messo appunto 35, perché la saturazione sterzata praticamente è l'angolo per di piega, praticamente di curvatura degli pneumatici, delle gomme. Ho deciso di mettere 35 per evitare di dover piegare troppo per riuscire ad andare a curvare. Eviterei già al 35, già un limite abbastanza alto. Evitate di aumentare eccessivamente, perché sennò il rischio è che poi piegate completamente facendo solo delle piccole manovre. Però siccome questo poi non è ancora un volante in forma di Formula 1 ed è un volante molto più rotondo, un po' più grande, ho preferito appunto mettere saturazione 35. Questo invece è quello che riguarda invece la vibrazione e il force feedback. Come vedete, ho mantenuto ovviamente la vibrazione e il force feedback. E questi appunto sono i parametri che ho deciso di impostare appunto per giocare nel migliore dei modi a Formula 1. A questo punto ragazzi, non andiamo a perderci ulteriormente in chiacchiere, lanciamoci in queste qualifiche di Monza. Finiscono qui le qualifiche ragazzi, è bastato un unico giro per riuscire a piazzare il miglior tempo che io sia riuscito a piazzare qui a Monza, un 1.25.001, quindi quasi un 1.25 pulito. È un tempo sicuramente eccellente che ci porta in sesta posizione, quindi sulla griglia di partenza partiamo praticamente in terza fila. Partiamo dietro a Perez, che ha fatto un tempo anche lui spaziale, e dietro ovviamente alle due Mercedes e alle due Ferrari. Eccola là ragazzi, ovviamente weekend di gara tutto caratterizzato dal sole, e come vedete invece sono finite le due. Attenzione ragazzi, eccola là, eccola al patatrack. Stavo per dire grigio, quindi non c'è nuvole, pieno di nuvole, non c'è il sole. Sono state penalizzate le Mercedes, come vedete, anche le Red Bull, c'è Ricciardo, Hamilton, Bottas addirittura 12esimo. Ci sono state numerose penalità e noi addirittura partiremo ragazzi, guardate dove partiamo, terzi. E a questo punto il sogno di un podio a Monza direi che è assolutamente plausibile, anche se sarà poi difficile riuscire a trattenere le due Mercedes, soprattutto quella di Hamilton, perché Bottas parte veramente lontano ragazzi. Siamo pronti ragazzi, siamo dietro le due monoposto di Maranello, quindi siamo dietro le due Ferrari, siamo pronti a partire, semafori rossi che si spengono subito. Partenza immediata, siamo partiti forse abbastanza bene. Siamo subito dietro a Sebastian Vettel, cerchiamo di guadagnare terreno nei confronti di Max Verstappen, che è qua dietro di noi, cerca il sorpasso, che è partito anche lui molto bene. Attenzione, attenzione a Vettel che perde forse la posizione anche nei confronti di Verstappen. Contatto con Lewis Hamilton, che è già qui dietro. Ragazzi, attenzione che rischiamo di finire nella ghiaia insieme al pilota inglese, che però perde terreno, e questa è sicuramente una buona notizia. Non siamo partiti benissimo ragazzi, abbiamo perso una posizione sulla griglia di partenza. Dietro c'è Ocon, che ha approfittato dell'incredibile errore da parte del pilota inglese, che ha cercato l'attacco, ha cercato subito di passarmi probabilmente per guadagnare quel terreno che sapeva che poi avrebbe potuto perdere nei confronti delle due monoposto rosse. E a questo punto probabilmente Hamilton rischia proprio di dire addio alla possibilità di salire sul podio. Adesso cerchiamo di concentrarci, cerchiamo di riuscire a ricucire quello strappo che i tre là davanti sicuramente cercheranno di imporci. Adesso sarà dura ragazzi riuscire ad andare a riprendere Max Verstappen là davanti,
che probabilmente adesso può sfruttare la scia. Vedete che i primi tre là davanti sono tutti equidistanti tra di loro. Cerchiamo di andare a ricucire un po' questo gap, vediamo se riusciamo a farlo, sarebbe sicuramente molto molto importante. Il sogno podio qui c'è, ragazzi, il sogno podio c'è per come si sono messe le cose, il sogno podio c'è anche qui, ma non sarà facile riuscire ad andare a prenderlo, anche perché come vedete Hamilton sta già risalendo, sta già per andare ad attaccare Ocon, è già pronto come uno squalo ad andare a riprenderlo. Qui ci avviciniamo veramente tanto al pilota della Red Bull. Vedete che qui riusciamo a guadagnare veramente tantissimo terreno. Questa è una pista in realtà che mi piace anche particolarmente, tranne forse un paio di curve. Il resto del tracciato è veramente molto bello. Poi il Gran Premio di casa, non possiamo assolutamente andare male qui. Nel frattempo, ragazzi, Lewis Hamilton è ancora lì alle prese nel tentativo di sorpassare Ocon, quindi evidentemente sta facendo fatica il pilota inglese a trovare lo spazio. Lo trova adesso e supera Ocon e si lancia probabilmente al mio inseguimento. Qua sarà un problema. E qui sarà veramente, veramente un problema. Nel frattempo si abilita il DRS. Nel frattempo le due Ferrari se ne stanno andando nei confronti di Max Verstappen. Attenzione che qui ci avviciniamo veramente tanto, ragazzi. Questo è un punto in cui riusciamo a guadagnare veramente tanto terreno. È vero che qua fa un po' l'effetto molla, ma come vedete riusciamo sicuramente ad avvicinarci. Potrebbe essere un punto molto pericoloso, ma un punto in cui possiamo tentare l'attacco. Attenzione qua che arriviamo veramente molto molto vicini, anche un po' lunghi qua forse, ragazzi. Dobbiamo frenare eccessivamente. Cerchiamo anche di non perdere troppo terreno, perché sennò qua Hamilton ci riprende con ancora più facilità. Hamilton che probabilmente è già qua vicino, conoscendolo è già qua molto attaccato. Siamo in zona DRS, ragazzi, la sfruttiamo. Hamilton in realtà non è ancora vicinissimo, Hamilton non è ancora vicinissimo, ha avuto un po' di problemi probabilmente nel sorpasso con Ocon e ha perso un po' di terreno. Comunque, ragazzi, io ho sempre più la netta sensazione che un'altra stagione servirebbe per riuscire a lottare con i grandi, quindi nella prossima stagione probabilmente riusciremmo effettivamente a lottare con i big. Siamo in zona DRS, quindi possiamo andare a sfruttare la miscela grassa, possiamo andare a sfruttare il DRS. Cerchiamo qua, qua adesso cosa faccio, vediamo dove arriviamo, attenzione che stiamo accorciando la distanza, arriviamo molto vicini a Verstappen e lo attacchiamo. Qua o mai più, ragazzi, qua o mai più, e lo mettiamo dietro, siamo dietro alle Ferrari, siamo terzi, ragazzi. Attenzione a Hamilton che probabilmente ha ricucito un po' il gap adesso, probabilmente si aggancerà Max Verstappen. Siamo terzi in questo momento ed è un qualcosa di incredibile, perché siamo sul podio, ragazzi, siamo sul podio con lunghissimo errore. Mi sono distratto qua, forse ci verrà dato l'avvertimento. Brutto errore, ragazzi. In realtà non ho perso terreno perché ho tagliato inevitabilmente, non potevo non tagliare, ma ci è stato dato l'avvertimento, quindi attenzione, prima distrazione, primo allungo. In realtà, ragazzi, Hamilton sta facendo fatica a riprendere Verstappen, quindi in realtà è partito bene, ma non ha un ritmo gara poi effettivamente eccezionale, o almeno forse non abbastanza per riuscire a venire a riprendere anche Verstappen. Attenzione a Verstappen che nel frattempo è qui dietro. Qua dove l'anno scorso abbiamo sbagliato, dove la stagione scorsa sono finito fuori pista, Verstappen non molla, ragazzi, anzi si è rifatto prepotentemente sotto, probabilmente mi sta anche sfruttando il DRS. Attenzione, ragazzi, che arriva Verstappen, è qui dietro puntato, sta arrivando Verstappen, bisogna stare molto attenti, cerchiamo di portarla bella lunga questa frenata, riusciamo a portarla bella lunga, riusciamo a tenerlo dietro. Verstappen adesso mi sta col fiato sul collo, sembrerebbe averne di più adesso il pilota della Red Bull. Sfruttiamo subito la miscela grassa, vedrete che qua rientrano un po' di piloti sicuri, infatti vedete che rientrano in tanti qua, ha fatto bene a rientrare anche a questo giro. Nel frattempo sono primo, quindi anche se per poco mi godo l'ebbrezza di essere prime. Qua, ragazzi, abbiamo pista libera, non abbiamo pressione dietro, devo cercare di fare assolutamente un buon giro. E a questo punto, ragazzi, a metà gara penso che sia arrivato il momento propizio per rientrare i box. Io penso che questo sia il giro giusto per rientrare i box, infatti ci rientrerò al termine di questo giro. Abbiamo un discreto vantaggio, 10 secondi su Kevin Magnussen e dietro subito Kimi Raikkonen, quindi non penso proprio che troverò traffico ai box, anche perché già la maggior parte sarà rientrata. Iniziamo ad arrivare qua un po' larghi, adesso le gomme mi stavano cominciando ad abbandonare, cerchiamo di non perdere aderenza sulla monoposto, freniamo l'ingresso, siamo pronti, eccolo qua, sosta ai box al settimo giro, siamo a metà gara, ottavo di fatto, l'inizio dell'ottavo. Dai veloci, sicuramente mi passa Raikkonen. Attenzione che c'è dietro qualcuno, è forse Magnussen, ok, ma non è un problema. Attenzione, rientriamo primi, ovviamente adesso arriverà Raikkonen, arriverà sicuramente anche Seb, eccolo qui. Vediamo dove rientriamo rispetto alla Red Bull. Attenzione che arriva Verstappen, mi supera, no, rimane dietro, forse rimane dietro, sì che rimane dietro. Strategia ai box perfetta, ragazzi, attenzione qui, che qua dobbiamo frenare.
che rientro ai box, e dai box veramente terribile questo, perché ti lancia a catapulta. E rientriamo esattamente come avevamo finito, quindi siamo davanti a Verstappen. Forse abbiamo guadagnato anche qualche decimo, sì, perché era più attaccato quando lui è rientrato ai box, quindi sicuramente una notizia positiva questa. Speriamo di poter sfruttare poi una volta. Madonna, corriamo un po' larghi, sono ancora fredde quelle gomme qua, non ho ancora quell'aderenza che sinceramente vorrei. Dietro sempre Verstappen, si sta avvicinando Verstappen. In questo momento il mio nemico numero uno per il podio è proprio il pilota Red Bull. Attenzione qua che ci sono dei brutti segni, attenzione che prendiamo il dosso, porco cane. Ho chiuso troppo la curva, ragazzi, ho chiuso troppo la curva, la prima curva. E qua purtroppo non sono riuscito a fare bene. Attenzione, primo altro grosso errore, anzi forse questo è il secondo errore della gara che ho commesso. Qua sono cavoli amari perché Verstappen ne può approfittare. Arriviamo ancora lunghi, ma che cazzo succede alla mia macchina? Fatico adesso a tenerla, ragazzi, non so quale sia il problema. Sto facendo proprio fatica a tenerla. Verstappen è pronto a sorpasso, attenzione che si fa sentire. Max Verstappen pronto a superarmi, rimane dietro, non compare la spia rossa, compare adesso. Attenzione all'attacco all'interno da parte del pilota Red Bull, che addirittura forse mi colpisce, quindi piccolo contatto. Dietro c'è anche Lewis Hamilton. Mamma mia, ragazzi, siamo rientrati lentissimi con queste gomme, stiamo faticando tantissimo. Lewis Hamilton pronto a superarci anche lui, pronto a combattere anche lui con noi, incredibile. Cambiata la gara all'improvviso, eravamo rientrati dai box in maniera perfetta. Ero a posto con le super soft, nell'entrare con le soft è un cambio repentino e completo di aderenza da parte della mia monoposto. Cerchiamo però adesso di non perderci d'animo, cerchiamo di lottare. Siamo dietro a Max Verstappen, di nuovo pronti, attenzione che qui sfruttiamo miscela grassa, sfruttiamo DRS, siamo pronti, arriviamo lunghi. E qua arrivo sicuramente lungo, non riesco a tenerla, avvertimento, taglio curva e ci superano di nuovo, ci supera anche Lewis Hamilton. Mamma mia, ragazzi, che fatica, addirittura avevo miscela magra, non so neanche perché. E siamo quinti, ragazzi, bruttissimo errore. È già un miracolo che sono rimasto in pista e non sono volato fuori. Attenzione adesso che dobbiamo ripassare subito Hamilton, perché se non lo passiamo qui non lo superiamo più Hamilton. Lo riusciamo a superare, attenzione adesso perché rischiamo anche la penalità, perché è già la seconda volta che arriviamo lunghi, già la seconda volta che ci dà l'avvertimento. Mettiamo dietro il pilota inglese. Mamma mia, ragazzi, non la tengo, non so che cavolo succeda a quell'auto qua, ma non la tengo. Lo giuro che non la tengo. Adesso Verstappen se n'è andato, Hamilton che sta facendo fatica per superarci, ne ha sicuramente più di noi, questo è poco ma è sicuro. C'è l'auto che mi sta scazzando a destra e a sinistra. Kimi Raikkonen è fuori dalla gara. Attenzione a Hamilton che arriva. Attenzione, rischiamo il contatto. Dobbiamo arrivare un po' lunghi. Eccolo lì, Kimi Raikkonen. E lì Kimi Raikkonen, bandiera gialla. Incredibile, ragazzi. Ancora una volta siamo terzi a questo punto. E a questo punto è fondamentale. È fondamentale lottare con Lewis Hamilton e lasciarlo dietro. Peccato che ci ha passato Verstappen. Io dubito che riuscirò ad andare a riprenderlo. Mancano tre giri alla conclusione, siamo all'inizio dell'undicesimo giro. Dietro tra l'altro c'è Hamilton con qualcun altro, quindi due piloti lì dietro. Sono in una posizione terribile, ancora peggio forse essere terzi in questo momento, anche se può essere una grande opportunità per noi questa. Qua, dai, non nella ghiaia, ma perché deve arrivare lunga la mia auto? Attenzione, ancora Hamilton pronto ad approfittare delle nostre sbavature, dei nostri errori. Verstappen se ne sta andando. Con le soft Verstappen ne ha proprio di più, ragazzi, ma tutti gli altri ne hanno di più. Eccolo qua Hamilton, di nuovo davanti Lewis. Attenzione, incrocio di traiettorie. Mamma mia, ragazzi, ed addirittura c'è anche Valtteri Bottas qui dietro. Oddio, che rischiamo il contatto e perdo la terza posizione. A questo punto temo in maniera netta. Dai, no, Ocio. Buonanotte. No, qua ho rischiato. No, contatto con Bottas, ragazzi, gli ho demolito l'auto, avvertimento. Sto facendo danni. Sono un disastro qua a Monza. Una gara che ho rischiato di buttare anche qui. Non so come sia possibile che non mi abbia staccato l'alettone anche a me, probabilmente perché mi ha preso di lato. Non lo so cosa sia successo, ragazzi, con la sosta ai box. Cambiato le gomme e cambiata la gara. A questo punto sono cavoli. Attenzione però, perché Bottas in realtà è quello che ne è uscito più con le ossa rotte da quella collisione. Infatti vedete che sta tappando tutti quelli dietro. Probabilmente ha subito proprio dei danni. Forse potrebbe persino rientrare ai box per cambiare l'alettone. E ancora una volta, ogni volta Monza mi dà sempre delle amare risposte, anche in questo caso.
Se prestiamo a fare le ultime curve, ragazzi, probabilmente vincerà, non so se Raikkonen o Vettel. Vediamo chi vince. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel va a vincere. Tra l'altro guardate Raikkonen, che ha avuto probabilmente... No, scusate, Raikkonen è già uscito. Che cavolo sto dicendo? Verstappen, che probabilmente ha avuto dei problemi, perché era nettamente secondo, si è fatto quasi riprendere da Lewis Hamilton. Fatto sta che comunque arriva secondo Verstappen e terzo Lewis Hamilton. E quarti, con un gran risultato in realtà, ma un po' mestamente, arriviamo noi. Medaglia di legno, medaglia di legno. Quindi purtroppo per il pubblico italiano che sventolava il tricolore sugli spalti, c'è l'amara verità che appunto noi non siamo sul podio. Siamo stati sul podio virtualmente per quasi tutta la gara e poi nel fare quel cambio ai box è successo qualcosa evidentemente. Ed eccoli che salgono sul podio. Ed ecco qui ragazzi, ecco qui doppietta Ferrari che non è riuscita ad andare a compimento causa rottura di Kimi Raikkonen. Terzo posto per Hamilton, che rispetto a dove partiva sicuramente può ritenersi soddisfatto. Non siamo soddisfatti noi in realtà, perché sì, ok, sono soddisfatto a livello di punti, ma gran rammarico per il podio. E ora diamo un'occhiata. Allora, ecco qui ragazzi la griglia finale, quello qui vedete Fernando Alonso che arriva 13esimo, quindi non riesce a migliorare di fatto il suo piazzamento in griglia. Vediamo anche quella che è la classifica, dove addirittura però andiamo a scalzare Valtteri Bottas e per due punti riusciamo a posizionarci nei primi 5 piloti del mondiale. Questa è sicuramente una notizia super positiva. Per quanto riguarda i costruttori, manteniamo la quinta posizione, però attenzione ragazzi, perché vi ricordate che vi avevo detto che probabilmente non saremmo mai saliti. A questo punto cambiano tutte le carte in tavola, perché come potete vedere abbiamo solo 6 punti di distacco rispetto alla Force India. Finisce qui il Gran Premio di Monza, ancora una volta non ci ha dato grandi soddisfazioni. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace, cerchiamo di raggiungere, mi raccomando, i 50 mi piace per supportare la serie, condividete il video con i vostri amici se vi va e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!